dai, chi votiamo? Chi votiamo? A chi votiamo, dai? Susi, la conosci? Te chi voterei? Io voto Oscar Giannino. No, no, l'ho conosciuta una chi volta, votiamo e perché? Non la conosco bene, si ricorda? Io saluto, dai. Votiamo Bersani perché è una persona leale. Bene, e che cosa pensa lei che è una donna del ventunesimo secolo di Berlusconi? Perché è sexy. Di Oscar Giannino. Oscar Giannino. Dov'è io? Cioè, perlomeno lui non lo dice, ma Oscar già scrivere Giannino. Così. È un bel cosa uomo. Penso di lui? Eh? Cosa penso di lui? Sì, sì. Non me l'hai quota d'amo, lo conosco. Cosa deve pensare come donna? Io so te lui pensava. Come sei eccitante? Sei interessante? No, non mi interessa. Berlusconi, ho capito che è sexy. Io non lo so per Tinotti che cos'è. Nicky Vendola? Nicky Vendola? Cos'è? Come è fatto? È un problema. È gay. È gay, mi piacciono i gay, sono tutti i miei amici, ok? Perché mi trovo bene, non sono le donne. È attraente come uomo, oddio, non mi ricordo come fa. Come politico. È attraente qualsiasi persona che mi attrae. Casini? No. È attraente così. Troppa chi è? Basta! Oh. Troppe cose, la gente che si riunisce. Di Pietro? Di Pietro è brutto. È brutto. Non mi piace. Storace? Come fa? Oddio, non mi ricordo. Storazzi, quello della destra. Come è fatto? Perfetto, l'ha detto tutto romano. Dalle tutte, dai. Alemanno, il sindaco di Roma. Porca troia, ma perché? Io ho capito già per sbagliato. È un bel uomo, dai, carino. Oh. Carino, interessante, però non mi interessa. Ma una bella donna tipo la Sant'Anchè la trovi bella? È molto finta, c'ha tutte quelle cose, tutti quei cuscini sulle labbra, è brutta, sulle guance, è brutta insomma. La Meloni è molto che la voleva Berlusconi, la Meloni e fa anche rima Meloni Berlusconi. Questo non si può dire. No, ma è fuori campo, quindi non si sa chi l'ha detta, va bene così. Ok, vai. La Meloni com'è? La Meloni com'è? È da poco di buono. È da molto, molto buono. Ho capito. Non è poco di buono. Ho capito. Non è poco di buono. La Brambilla. Anche lei è una poco di buona. Vabbè, è un'amante degli animali. Ma tutte poco di buone, ma perché? Di buona. Vabbè, ci sarà una che gli manca qualcosa, gli manca qualcosa. Sarà una che si sa. Gli mancano i principi, gli mancano. Chi rivolete? I principi. Rivuoi la Pivetti? Esprimi te stesso. Rivuola la Pivetti? Chi è sta Pivetti? È quella della Lega. Ascoltami, okay. Bene. Sappi che io sono fuori da tutte queste cose, non voglio neanche pensare a queste persone. Allora la Mussolini la votiamo! È bella! La Mussolini! No, assolutamente no. Alcune volte dice tante di quelle stronzate che sono... mi imparanoiano, capisci? Okay, non arriva a un punto unico, questo qua, un punto, capisci? Arriva a un qualcosa che non ha fine, capito? Non stabile da qualche parte. Ok, interessante. Discorsi falsi, delle cose inutili, le cose che mi distrangono dalle cose... Ma di chi è? Va bene. Siamo così. Ma Oscar Giannino! Oscar Giannino, col fermare il declino, come lo trovi? Non è etico. Sei eccitante? Sei interessante? No, non mi interessa. Come lo trovi? Etico, morale, non è. Non è. E Beppe Grillo invece, ultimo scoop? Grillo! Che carino, Grillo, sei simpatico, ma no. Ma non è sexy. La domanda che tu chiedi di Grillo è se scopa oppure no. Ha una capacità recitativa che Grillo scopa oppure no. Beppe Grillo? Ma perché mi chiedi tutte queste cose? Facita troppo! Sei molto aperto! Ho bisogno di questo! Cioè, Grillo, io non ho capito un cazzo, l'hai intervistata? Sì. Bravo! Sei felice dell'intervista? Sì, un'ottima intervista da parte di una persona che per me può dare una delucidazione sul nostro panorama politico. Adesso a voi la scelta sul personaggio migliore per il vostre per le vostre che hai, porca troia. Adesso a voi per i vostri gusti quale scegliere. Arrivederci. Sempre a Fano.